Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Se è la prima volta che vedi un mio video, sei la benvenuta o il benvenuto sul mio canale. Perciò iscriviti se non l'hai ancora fatto e attiva le notifiche per non perderne altri. E per chi invece già mi conoscesse, tranquilli, non mi sono rimpicciolita, sto soltanto indossando un abito un po' grande. Poi con le scarpe da ginnastica, dite la verità, il tocco proprio. Perché questa è la settimana dedicata al cucito. Così oggi trasformerò questo vecchio abito da uomo cercando di renderlo più femminile nel giro di qualche ora. Vorrei sistemare sia la giacca che i pantaloni, ma concentriamoci su un pezzo alla volta. In questo video, infatti, sistemerò solo la giacca. Nel prossimo, invece, aggiusteremo i pantaloni. Ho già in mente come vorrei sistemarli. Ve li mostro. In vista dell'estate, un bel completo di lino un po' casual mi piacerebbe. Mi piacciono tantissimo i completi di lino e soprattutto chiari. Quindi la giacca verrà trasformata in un blazer. Manterrò sicuramente la lunghezza, ma voglio ammorbidire un po' queste linee tipiche delle giacche maschili. Eliminare le spalline, stringere le spalle e accorciare un po' le maniche. Perché non mi si vede proprio la mano? Quindi iniziamo! Per togliere le spalline e soprattutto rimpicciolire le spalle, dobbiamo entrare nella parte interna della giacca. Quindi per farlo scucio questa cucitura. Per prendere familiarità con il tessuto preferisco iniziare dalla cucitura esterna, perché so che questa è la parte più resistente. Al contrario, la fodera delle giacche è sempre molto sottile e si deve scucire con molta più attenzione per evitare di strapparla. La manica va scucita per metà, solo la parte superiore, come vedete. Il resto è attaccata, non serve scucirla tutta, dato che dobbiamo stringere soltanto le spalle. Le spalline sono semplicissime da rimuovere, basta rompere tutti i punti che la tengono attaccata alla giacca. Ecco qui. Subito dopo averle rimosse posso scucire con più tranquillità la fodera. Facendolo dall'interno potete notare anche voi che ho tutti i punti ben visibili. Eccomi qui, indosso la giacca senza spalline e wow, mi piace! Per carità, le spalline danno subito un'aria più sofisticata ad ogni look, ma in questo caso va decisamente meglio. Ora metto uno spillo per segnare il punto delle mie spalle. E traccio una linea per definire il nuovo margine di cucitura. Faccio la stessa cosa su entrambi i giro manica. Ovviamente ricordatevi di rientrare per incontrare la cucitura già presente sulla giacca. Rimpicciolendo anche la fodera, ho già terminato la modifica riguardante le spalle, quindi posso richiudere il tutto. Posiziono il tessuto esterno dritto contro dritto. Cucio con un semplicissimo punto dritto. Bene, ora posso chiudere la fodera. Procedo allo stesso modo di prima, stavolta però lascio una piccola apertura per rigirare il tessuto sul dritto una volta terminata la cucitura. Questa piccola apertura la chiuderò a mano con un punto invisibile. Realizzarlo è molto semplice, ma richiede un po' di pazienza in più. Basta pizzicare il tessuto con l'ago prima da un lato, poi dall'altro e tirare bene il filo per fare una bella cucitura invisibile. Thank you.
passiamo alle maniche. Questo passaggio è facoltativo, quindi per chi volesse stringere solo le spalle può anche saltarlo, ma dubito che vi possa andar bene la lunghezza delle maniche di una taglia molto più grande della vostra. Quindi proseguiamo scucendo le maniche. Io le devo accorciare di un bel po', quindi rimuovo anche i bottoni. Dopo aver misurato con cura la manica su me stessa, rimuovo l'eccesso. Poi ripiego il tessuto e lo fisso con il ferro da stiro. Ovviamente accorcio anche la fodera. Un occhio di riguardo alla fodera. Attenti a non accorciarla troppo. Anzi, Devanatura vi consiglia di lasciarla un po' più lunghetta per andare proprio sul sicuro. Se è troppo corta, tira, facendo un effetto bruttissimo. Ok, a questo punto richiudete la manica come preferite. Io preferisco sempre fare la maggior parte della cucitura a macchina. E chiudere il pezzetto finale a mano. E questo è il risultato. Vi mostro anche un prima e un dopo. Beh, non c'è paragone. Con 3 semplici modifiche possiamo trasformare una giacca da uomo in uno splendido blazer da donna. Cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di supportarmi lasciandomi un piccolo like. E mi raccomando, non dimenticate l'appuntamento con il prossimo tutorial di cucito se siete curiosi di vedere come trasformerò il pantalone. Alla prossima, ciao!